Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio per l'obesità nell'infanzia. L'obesità nell'infanzia è una condizione complessa influenzata da una serie di fattori. I fattori di rischio possono variare da individuo a individuo, ma alcuni dei fattori più comuni includono ereditarietà. L'obesità può avere una componente genetica. I bambini con genitori obesi hanno un rischio maggiore di diventare obesi. Alimentazione. Una dieta ricca di cibi ad alto contenuto calorico, zuccheri aggiunti, cibi altamente processati e porzioni eccessive può contribuire all'obesità. Il consumo frequente di fast food e bevande zuccherate può aumentare il rischio. Attività fisica insufficiente. L'insufficienza di attività fisica è un fattore di rischio chiave per l'obesità. I bambini che trascorrono troppo tempo davanti a schermi, TV, computer, smartphone e che fanno poco esercizio fisico hanno un rischio maggiore. Ambiente familiare. Un ambiente familiare che promuove cattive abitudini alimentari e uno stile di vita sedentario può aumentare il rischio di obesità nei bambini. Cambiamenti nello stile di vita. Cambiamenti nello stile di vita moderno, come una maggiore dipendenza dai trasporti motorizzati, una minore attività fisica all'aria aperta e una maggiore esposizione a cibi ad alto contenuto calorico, possono contribuire all'obesità. Eccesso di peso durante la gravidanza. Le madri che hanno un eccesso di peso durante la gravidanza possono aumentare il rischio di obesità nei loro figli. Alimentazione durante l'infanzia. L'allattamento al seno e l'introduzione di alimenti solidi nell'infanzia possono influenzare il peso corporeo dei bambini. L'allattamento al seno è stato associato a un rischio leggermente inferiore di obesità. Condizioni mediche. Alcune condizioni mediche, come il diabete di tipo 2 e le sindromi genetiche, possono aumentare il rischio di obesità nell'infanzia. Stress e salute mentale. Lo stress e problemi di salute mentale possono portare a comportamenti alimentari scorretti e a un aumento di peso. Accesso a cibi salutari. L'accesso limitato a cibi sani, come frutta, verdura e alimenti a basso contenuto di grassi, può influenzare le scelte alimentari dei bambini. Influenze culturali e socio-economiche. La cultura e il contesto socio-economico possono influenzare le abitudini alimentari e l'attività fisica dei bambini. È importante notare che l'obesità nell'infanzia è il risultato di una complessa interazione di molti fattori e non può essere ridotta a una singola causa. La prevenzione e la gestione dell'obesità richiedono un approccio integrato che coinvolga l'educazione sulla nutrizione, la promozione dell'attività fisica, il sostegno della famiglia e l'accesso a cure mediche adeguate. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.